Quando nel 78 esordì ai mondiali d'Argentina, si capì subito che il calcio italiano aveva trovato un nuovo fuoriclasse, Antonio Cabrini, un difensore sui generis con un innato senso del gol. Divo dall'indole riservata, il bell'Antonio è stato uno dei primi terzini moderni. Ha vinto 6 scudetti, 2 Coppe Italia e tutte le maggiori competizioni UEFA per club. Alla nazionale di Berzot ha regalato i suoi giorni migliori, affermandosi tra i protagonisti della vibrante epopea dei mondiali dell'82. Di poche parole, molti fatti, è stata anche la sua carriera di allenatore, dalla Serie C alla panchina della Nazionale Azzurra di calcio femminile, dove ha posto le basi per la ripresa del movimento. In ogni fase della sua vita sportiva, Cabrini non si è mai risparmiato, diventando il simbolo di un calcio pulito a cui viene da sempre riconosciuto uno straordinario valore tecnico e umano.